Eccoci qua, vi voglio ringraziare di essere qui. Oggi siamo a FICO Italy World. Per noi l'innovazione è la capacità di vedere il cambiamento come un'opportunità e non come una minaccia. Noi riteniamo che dobbiamo fare qualcosa, sicuramente per poter interpretare l'innovazione, affinché l'innovazione ci possa aiutare a prendere quelle opportunità che dicevo prima. Dobbiamo fare delle cose pratiche e reali, per esempio dobbiamo cambiare la nostra prospettiva, dobbiamo cominciare a rompere gli schemi, dobbiamo cominciare a pensare che la persona che avete accanto a voi possa essere un'opportunità e non necessariamente un rischio. Dobbiamo essere capaci di guardare oltre. Oggi stiamo facendo delle cose e domani ne faremo altre totalmente nuove. E quindi ecco cosa per noi significa fare innovazione. ISM ha fatto un investimento di circa 7 miliardi di euro per acquistare tutto il business since di Bayer. Vi posso dire che è l'investimento più importante di ISF in tutta la sua storia. Io, come amministratore delegato, parlando in nome della società, ma soprattutto nel mio proprio, posso dire che sono veramente lieto di far parte di questo gruppo, perché per me è importante lavorare in un'azienda che sia in grado di rappresentare i miei valori. Meglio quello che facciamo oggi, che è un dato ormai per scontato, perché non ripaga più necessariamente, come fare meglio la multipla non la fa vendere di più, ma che dobbiamo pensare a tutto ciò che c'è intorno al nostro prodotto. Dimenticate, non pensate al prodotto che fate. Perché vi focalizzate sul prodotto? Ma perché Granarolo si mette a fare una roba che non è a base di latte, corretto? Cioè basta parlare del prodotto. Non dimenticate il prodotto, ditemi cosa sapete fare davvero bene. Quello che fate è l'output delle vostre competenze. Ci vuole avere il coraggio a un certo punto di dire: ma noi davvero cosa sappiamo fare? Nel 2016 siamo entrati nella gastronomia, anche vegetale, tramite una partnership con un'azienda che produce piatti pronti vegetali. Nel 2018, cioè oggi, abbiamo presentato a marzo sul mercato yogurt base cocco e questi che stanno per uscire sul mercato, e non ci fermiamo neanche adesso. Proprio in questi giorni stiamo ultimando i piani per presentare le novità che usciranno sul mercato nella primavera del 2019. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Cioè, com'è andata? Abbiamo fatto 29 milioni di euro di fatturato, stiamo parlando di fatturato ex factory, 3,3 milioni di famiglie, 32 milioni di fatturato sell out e 11 punti di quota. Questo per noi è un asset fondamentale di crescita, per noi l'innovazione è uno dei pillar strategici di crescita del gruppo Granarolo, che oggi vale 144 milioni di euro e che quel fatturato e questo peso non ci sarebbe se noi non avessimo fatto tutto questo. Chiamerò adesso sul palco quattro relatori: Bruno Francescon, presidente della società consortile Perla Nera, Claudio Bartolini, presidente della rete di imprese Violì, Domenico Ranieri, presidente del consorzio Mundial, Massimo Siboni, responsabile approvvigionamento e acquisto materie prime di Orogel e del progetto Orogel Madrid. Pensiamo, come abbiamo detto all'inizio, che queste giornate siano importanti, che siano dei momenti, speriamo, di arricchimento. Grazie di nuovo e ci prendiamo un aperitivo e, se volete, siamo a disposizione per un'altra chiamata. Grazie.